Accende polemica la dichiarazione del deputato 5 Stelle Di Battista, che su Facebook scrive: l'assassino di Foley è figlio dell'imperialismo americano. Torna a parlare Beppe Grillo, è in corso una campagna contro di noi. Solo schifezze, dice Alfredo Cardone. Violenza islamica, figlia dell'imperialismo statunitense, le nuove parole del deputato dei 5 Stelle Di Battista postate su Facebook a proposito dell'uccisione del reporter americano da parte degli islamisti in Iraq provocano l'ennesima dura reazione delle forze politiche. Esternazioni quelle del vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, bollate come disgustose e antidemocratiche, ma anche gravi, inaccettabili, pericolose e vergognose dagli esponenti di tutti i partiti, e sono in molti a chiederne le dimissioni da parlamentare. Immediata però arriva la controreplica del leader dei 5 Stelle, che dal blog rompe il silenzio estivo e spiega il suo punto di vista. Non sono né scomparso né latitante, intervengo perché c'è una campagna stampa contro il movimento che è vergognosa, e siamo a favore del terrorismo, dialoghiamo con i terroristi e non con il governo. Queste sono schifezze. Ma negli 11 minuti di videomessaggio Grillo attacca soprattutto il governo ed il premier. L'Italia in recessione è quella che regredisce di più in Europa, dice. Critica la riforma della giustizia, un errore depenalizzare il falso in bilancio, e conclude con un appello agli elettori per portare al governo i 5 Stelle. Da Grillo continuano ad arrivare soltanto insulti ed invettive, replica Bonaccini, Partito Democratico.